Lui sei appassionato, diciamo, come me, di Gigi Finizio. Allora per Sì. forza di cose devi amare anche Natale Galletta. Sì, Natale Galletta è un'altra grandissima voce di cui ho avuto il piacere di conoscere da vicino, di incontrarlo da vicino più volte. Conosco anche il figlio, abbiamo fatto uno spettacolo molto molto bello insieme. Lo spettacolo era Duetti Napoletani, c'era Ciro Rigione, c'era Giovanni, il figlio di Natale. Sono veramente persone. Guarda, non trovo l'aggettivo perché sono persone Squisite, dal cuore d'oro, veramente disponibili. dal cuore disponibilissime, non disponibili, dal cuore d'oro, veramente. Non trovo aggettivi perché. Sarebbe grandioso se riuscissimo ad avere un contatto, magari per poterli contattare, per poterli invitare qui in trasmissione. Sarebbe, anche Certo. perché, ti ripeto, sono degli artisti che personalmente amo, mi farebbe molto piacere poterli anche Certo. Certo. soltanto interagire con loro, anche nel caso in cui non Certo, ma loro volessero. sono disponibilissimi, quindi sicuramente ci riuscirai, perché sono persone veramente, ti ripeto, dal cuore d'oro e disponibilissime, veramente, sia lui che il figlio, ma anche Ciro Rigione, dove poi abbiamo fatto spettacolo insieme, Duetti Napoletani, Ciro Rigione, un'altra È persona, un altro una grande artista bellissima che persona. di quelli che io amo, perché ascoltavo all'epoca. Io devi sapere, io ho quasi 40 anni, non sono più un ragazzino. Sì. E mi ricordo che ai miei 20 anni più o meno si sentivano le canzoni di Sì, un certo Ciro Ricci, che poi ovviamente che qualche volta poi. ci faremo, un giorno di questi ci faremo un video per raccontare questa cosa di come mai lui poi ha dovuto cambiare il suo nome d'arte, ha dovuto adottare il suo vero nome Ciro Rigione. Sì, lui ce lo raccontò nel camerino, però ovviamente credo che sia doveroso Sì. farglielo raccontare a lui.